La Delfa e Savellino torna sul parquet al Pala del Mauro dopo oltre un mese. Era il 12 dicembre quando i lupi del basket di Benedetto piegarono gli solani di Forio sul parquet. Amico, ora nell'impianto di Contrada Zoccolari arriva la viola di Coach Bolignano e per il tecnico biancoverde, essendo di Reggio Calabria, sarà un match speciale. I nero arancio non stanno godendo di un ottimo momento di forma. Sono quattro le sconfitte di fila per i reggini. L'ultima di 23 punti in casa contro Taranto ha fatto riflettere lo staff societario ed il club calabrese in settimana è corso ai ripari ingaggiando Key. Avellino è reduce dal capo di Ruvo, sarà orfana di Alessandro Marra, il capitano non sarà della contesa. Coach formato in conferenza stampa pregara si è detto fiducioso e ha chiesto ai suoi di gettare il cuore oltre l'ostacolo per strappare due punti e magari ribaltare anche la differenza a canestri della gara di andata, dove i regini si imposero per 75 a 67. L'impresa è possibile ma l'esperienza dei calabresi gioca a loro favore. Cestissi del calibro di Amar Balic, il play nella passata stagione, ha messo a fare fuoco la scandone con Pozzuoli e un punto di forza. L'alla brasiliana Duranti spara con ottime percentuali da tutte le zone del parquet E sotto le planche, Ian DeFol ha già dimostrato di essere uno tra i migliori della Lega. La Guardia Barrile, altro top player, e Alberto Besozzi, altro esterno interessantissimo, chiudono un roster di qualità. Palla 2 domani alle ore 18. Vincere significa per gli Irpini continuare a sperare nella salvezza.